Da tempo avevamo in mente l'istituzione di un numero verde a sostegno dei detenuti e anche a sostegno delle famiglie. E durante il periodo del Covid chiaramente tutto questo ha avuto un'accelerazione in quanto ci siamo resi conto che sul territorio c'era realmente necessità di aiuto e quindi abbiamo istituito e inaugurato il numero verde. Subito dopo con il garante dei detenuti della Regione Abruzzo, il dottor Cifaldi, abbiamo iniziato a collaborare. Noi eravamo sul territorio abruzzese attraverso Roccaraso Futura che ci ha dato l'opportunità di aprire una sede appunto sul territorio abruzzese e da qui ecco è nata l'idea fortemente voluta dal garante dei detenuti dell'Abruzzo proprio di istituire anche il numero verde qua. Funzionerà che ci sono delle persone, dei volontari che risponderanno al numero verde, compileranno una scheda, in questa scheda si capirà quali sono le necessità e in base al tipo di richiesta verranno smistate. Chiaramente il 90% andranno a finire all'ufficio del garante che chiaramente si occuperà di far fronte a tutte le richieste.